24 Zampe in TV, buongiorno, benvenuti in questa realtà un po' atipica per il nostro programma, perché voi sapete che noi trasmettiamo di norma dal Canile di Cavour, però ci è arrivata in redazione una richiesta d'aiuto da un'associazione che fa veramente tantissimo per gli amici a quattro zampe. Noi non potevamo dire di no, siamo quindi qua a Torino, siamo in compagnia di due persone straordinarie, soprattutto della signora che ha dedicato tutta la vita agli animali. Adesso sentiamo da loro chi sono e che cosa fanno. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io sono Gabriella Torgano e mi occupo degli animali, diciamo degli animali dei gatti di Torino e anche dei cani se capita, da quando sono tornata in Italia, che sarebbe più o meno l'81. Un po' di anni, signora, sì. Quindi. E ho cominciato con raccogliere gatti, aiutare dei gatti per strada, vedevo le colonie di gatti, andavo lì, li aiutavo, finché appunto mi sono cominciato a portarne qualcuno a casa e poi purtroppo il numero è aumentato. Certo. E quindi ho cercato. Sì. Comune, l'EMPA sono stati i primi, no? Che ti hanno scaricato. Diciamo che i primi gatti praticamente. Io avevo due gatti in casa. Poi andando in Corso San Maurizio 71 nell'ufficio dell'EMPA è stato poi diciamo chiuso l'ufficio e sono rimasti dei gatti. Una parte di gatti me li hanno affidati direttamente perché erano quelli che c'erano nell'ufficio e quindi sono venuti a casa mia, meno uno che è andato da una guardia zoofila che l'ha tenuto lui. Da Michele Di Leva. Ah, ho capito. Ecco. E gli altri sono venuti da me, però poi nel cortile, in Corso San Maurizio, appunto, c'era un enorme numero di gatti, sia sui tetti che nel cortile. I condomini erano, cioè, non erano contenti. Certo. E io ho cominciato, oltre che dare il cibo, anche a sterilizzare i gatti. Tutto sulle spese. Sì, li ho sterilizzati, ecco, poi che diciamo che allora poi c'è stato il comune che cioè non, diciamo, non era intestata a me la colonia, quindi c'è stato un vigile che ha insistito col comune per farmi intestare la colonia, perché dice non è logico che lei venga qui, che faccia quello che fa. Cioè lì si può chiedere a tutti quelli del condominio, certo, che avevano fatto anche un esposto allora, perché c'erano tutti questi gatti che partorivano e andavano addirittura a partorire dentro un magazzino che era di mobili ed andavano a partorire sui divani. Oh, e quindi i divani belli della B&B venivano utilizzati come cucce. Utilizzati. Ecco, e quindi appunto poi però non è successo niente, io ho cominciato a sterilizzare, poi ho avuto un aiuto per alcuni gatti dalla Lida, perché allora io facevo parte della Lida. Sì. Ecco, alcuni gatti sono stati sterilizzati dalla Lida, altri li ho sterilizzati io e comunque poi il condominio non sopportava ugualmente questi gatti, per cui sono stati avvelenati. Mamma mia. E ne sono morti circa 30. Mamma mia, tantissimi. Ecco, tantissimi, tutti avvelenati. Mamma mia. E anzi mi ero portata a casa una gatta con quattro piccoli che pensavo appunto fosse stata esente dal veleno. Purtroppo la sera stava bene, al mattino mi sono trovata al bagno, una cosa che non potrò mai dimenticare, pieno di sangue, che usciva sangue da tutte le parti. Ho chiamato di corsa il veterinario per addormentarli, però purtroppo anche questi hanno fatto una brutta fine come altri. Ecco, quindi situazioni talmente brutte, talmente gravi che poi l'hanno portata a creare questo spazio dove oggi siamo. Sì, perché dove siamo oggi e che cos'è questo e come nasce? Ecco, questo è via Zanella, sarebbe via Zanella. Il comune in seguito alle mie richieste mi ha dato questo spazio. Fra l'altro questo spazio, paga il suolo pubblico. Cioè io pago il suolo pubblico. Perché sì, è a pagamento e poi oltretutto io devo tenere in ordine tutta la recinzione che c'è, lo spazio sarebbe questo, poi, no? Ecco, certo. Tutta la recinzione che c'è attorno là, ecco, io devo tenerla sì. A posto, devo occuparmi delle piante, allora, almeno adesso io ho chiesto perché ci sono delle piante pericolanti
Però non so se posso tagliarle o meno. Adesso certo. Ho mandato una mail al suolo pubblico per sapere, perché non vorrei tagliare le piante che poi mi vengono a dire che non potevo farlo. Facciamo un giro all'interno, così sì. Mi fate vedere com'è la struttura e sì. Poi raccontiamo i problemi che avete, perché... No, io direi solo che comunque qui in questo gattile il comune ha portato diversi gatti, non ultimi quelli di Lungostura Lazio. No, sono tutti, praticamente qua ci sono tutti i gatti degli zingari. Ecco, tutti i gatti, ah. Quando gatti il comune ha fatto lo sgombero dei campi rom, non sapeva, cioè abbandonava i gatti sul territorio e sono stati trasferiti qui in questo gattile che è di Gattagorà e non è comunale, non è assolutamente questo comunale, diciamolo. È di Gattagorà che si impegna a pagare tutte le spese sia veterinarie che alimentari per questi animali che comunque provengono da situazioni del comune, quindi i gatti sarebbero a carico principalmente del comune che non se ne cura. Ecco, come mai, cari amministratori del comune di Torino, non date delle risposte certe? Come mai siamo a questi livelli? Cioè lasciamo tutto in mano a queste povere persone che danno tempo, spazio e denaro e magari sono anche in difficoltà, come poi mi racconterete, perché certo, poi l'oggetto della segnalazione è stato questo: non abbiamo più soldi per andare avanti, aiutateci, lanciamo un messaggio. Perché? Questa è la grande domanda e lo vedremo, spero, in risposta a breve. Andiamo, allora andiamo all'interno, andiamo a vedere chi c'è, cosa si fa. Prego, fatemi voi, entriamo nella struttura. Ecco, dunque, questa struttura mi hanno detto che è fuori, non è possibile lasciare questa cosa perché qua sono piastrelle solo appoggiate, però per tenerle insieme abbiamo dovuto fare un bordo di cemento. Certo. E quindi il bordo di cemento mi hanno detto che certo, ma anche questo non si può fare. Non no. Si può fare. I pali che abbiamo dovuto mettere certo. Per tenere sulla struttura non si possono mettere. Non si possono mettere perché c'è il cemento. E allora chiediamo al comune, e questo dovrebbe essere regolare. Dovrebbe essere un parco, il parco della Pellerina, però come parco della Pellerina, se noi vediamo tutto quello che c'è lì e sono tutti... Ah no, della Pellerina, già della Colletta. Della Colletta, sì. E allora, allora è da cancellare. Sì, sì, ma non c'è nessun problema. Ecco, il parco della Colletta, e quindi se noi vediamo tutto quello che abbiamo qua attorno, ecco, queste sono tutte cose che noi abbiamo trovato qui. Cioè là, poi abbiamo già messo a posto la recinzione un sacco di volte, dietro possiamo far vedere. Sì, andiamo entrano, a vedere. Ecco, là dietro poi entrano e rompono la recinzione. Qui davanti l'abbiamo messa a posto una volta, però poi la abbassano, la buttano giù ed entrano dentro. Ecco, adesso... Chiudiamo solo magari là. Chiudi la porta lì. Sì, intanto stanno chiudendo. Ma come vedete, quindi dei cittadini abbandonati completamente dalle istituzioni, lasciati al... Nonostante le leggi prevedono che il comune certo. Si occupi dei gatti. Sì, noi ne abbiamo parlato nella trasmissione precedente, sì, è vero. E anche un regolamento tutela animali del Comune di Torino. Sì, questo è l'esempio pratico, amici, di quello che ci siamo detti nella scorsa puntata relativamente alle colonie feline, dove c'è la regolamentazione ma poi in realtà non viene rispettata. Ecco, diciamo che il comune praticamente ci ha sterilizzato 10 gatti che sono andati loro a prendere al campo rom, sì. E poi gli ultimi che sono arrivati mi pare che siano 7, perché la ragazza che si occupa delle sterilizzazioni, per cui 17 sono stati sterilizzati dal comune. Ok, su però, quanti ne avete? Dunque, qui ce n'è una 75. Vabbè, una piccolissima parte. Ecco, sì. I primi che abbiamo preso, i primi gatti che abbiamo preso sempre dagli zingari, da Minea, sì. Appunto, i primi gatti li ho sterilizzati tutti io, perché allora non... niente, infatti questo posto ho dovuto crearlo di corsa per mettere questi gatti. Quanto vi costa al mese mantenere questa struttura? Costa tantissimo, perché io non do porcherie di cibo ai gatti. Certo. Ecco, cioè io ai gatti do la Royal, il 33, le crocchette, poi guardi qui, c'è il cibo che io do ai cani e ai gatti. Ecco qua, dunque... Vediamo. Adesso lo troviamo, quindi sì. Insomma, dei costi sì, non indifferenti. Di qualità, che sono costi non indifferenti, infatti per
io anche appunto, perché 75 gatti chiunque, ecco, possiamo dare una media mensile di quanto vi costa proprio monetariamente, perché almeno così poi ci facciamo dare magari una mano. Ecco, vede qua più o meno ci sono anche dei cani, perché noi teniamo anche alcuni cani, ecco, che sono sempre cani degli zingari. Ecco, queste sono le marche che loro danno. Insomma, non stiamo raccontando fandonie, no? Come sì, si suol dire. Se siamo qua a chiedere un aiuto del pubblico e delle istituzioni, sperando che qualcuno anche risponda. Anche perché in lungo sulla Lazio sono stati abbandonati anche tutti i cani che c'erano lì e continuano a essere vaganti, ecco. Perché Torino ha anche diversi cani randagi che girano, che il comune non raccoglie, quindi il canile non li raccoglie. Infatti, lungo sulla Lazio arrivati. Ce ne sono parecchi. Ah, ecco, non lo sapevo. Sì, sì, sono arrivati qua, i cani sono arrivati qui. Quindi, anche. Oggi avete anche cani? No, no, sono arrivati e hanno cercato di entrare le reti, ci hanno divelto un po' la rete, per fortuna non sono riusciti, però se i pali non erano cementati, sì, certo, entravano, ah, sì, e quindi sono tre cani e uno deve essere stato abbandonato da poco, due sono lupoidi. E il terzo anche bianco e ha un collare al collo che pende rosa, un pezzettino di cordino rosa, okay, che questo lo diremo. Ok, facciamo un giro, allora continuiamo nella struttura. Vedete, la struttura è ecco, pulita, questo, è ordinata. Questo è fuori legge. Pure. Perché sì, perché abbiamo messo le piastrelle, sono movibili, però questo cemento che si può togliere come niente, certo, perché basta una, perché è sabbia e cemento, non è solo cemento, appunto ci hanno detto che questo non è possibile, però se lei veniva solo alcuni giorni fa, qui c'era un lago quando pioveva, certo, certo, perché il terreno è in pendenza, certo, quindi si affossa tutta qua l'acqua. Certo. Vedete le assurdità, no? Questo lo continuiamo a dire, che c'è veramente un disinteresse della collettività, e se non fosse per gente come voi, oggi loro dove sarebbero? Grande punto interrogativo, no? E agli altri animali, molti, cani, poi eccetera. Poi non sterilizzati, perché Torino comunque è piena di colonie non sterilizzate, di certo, gatti vaganti, cuccioli, ci sono delle cose. Ecco, loro penose, si potrebbero adottare noi, volendo anche. Sì, sì, questi sono domestici, adottabili. Sì, perfetto. Questi sì, perché questi sono tutti gatti bravi, come voi potete vedere, ciao, che si possono accarezzare. E quindi sono bravissimi. Adottabili. Quindi sì, diciamolo, sì, si possono adottare. Infatti, se volete dare una mano a loro e a uno di questi gattini, dargli la possibilità, sono sani, lo dobbiamo sì, dire, sono controllati, quindi sterilizzati, hanno tutte le profilassi necessarie per essere adottati, quindi non vi prendete in casa un gatto che porta malattie, perché non è vero, togliamo anche sì, una serie di, sì, di insomma, pregiudizi, mito, perché noi mito, lo diciamo sempre, abbiamo detto anche nella trasmissione precedente, ah ma mia moglie è incinta, dov'è il gatto perché porta la toxo, non no, è vero, non è così. La toxo la prendono dalle verdure lavate male e dai salumi. Ecco, quindi cominciamo a dire anche un po' che le zoonosi, insomma, sì, esistono, ma poi i veicoli di trasmissione sono diversi, vero, possono essere anche i gatti, ma attenzione, con determinati tipi di criteri. Quindi questi gatti qui possono tranquillamente venire a casa e farvi compagnia su un divano. Vediamo ancora. Tra l'altro adesso sono morti una decina di gatti, me ne hanno detto, dentro e fuori, e non sappiamo ancora cos'è stato, perché tre erano fuori e gli altri qua dentro. Adesso però questi stanno tutti bene e dobbiamo aspettare appunto l'esito dello zooprofilattico. Sì, facciamo un giro delle cucce. Fai un giro di bene, qua magari, Gabriella. Facciamo un giro. Ho qua anche la casetta che c'è dentro. Qui i gatti giocano, questo è il gioco preferito dei gatti. È la tenda, perché si arrampicano, esatto, e fanno le unghie. E qui ci sono dei gatti dentro, ci sono un paio di gatti lì dentro. Sì, sì, tutto questo con le vostre forze. Tutto, sì, sì. Mi dicevano che dovete ancora pagare tanti debiti, no? Sì, sì, praticamente la recinzione che ho fatta di là è. Ecco, di che cifra stiamo parlando? Quanti esposti avete in questo momento? Bella, dillo tu che. Dunque, in questo momento praticamente di qua, quella parte lì, non abbiamo pagato niente ancora. Ok. Ecco, e quindi ci sono. Più o meno come cifra? Come cifra ci sono più di 5.000 euro da pagare. Più il cibo, che cibo. Io ho un debito enorme col cibo, per fortuna che questa persona è una persona che ama anche lui gli animali, il mio fornitore,
e quindi ci ha lasciato, parliamo, abbiamo un debito di 12.000 euro di cibo. Ok, quindi abbiamo 20.000 euro più o meno, sì, di esposto. Sì, poi sì, qualcosa di veterinario, costano. Perché adesso appunto questi gatti, mi è stato detto dal comune, che quando il gatto stava male io dovevo chiamare il gestore del canile che venisse a ritirare i gatti. Sì, ma il gatto sta male alla notte, ad esempio noi chiamiamo loro, però io corro alla clinica qua vicino, certo. Porto il gatto, gli mette subito l'ossigeno, purtroppo alcuni li abbiamo già trovati morti, sia fuori che qua dentro, e agli altri invece no. E quindi però io so che dai veterinari, portandoli lì, io vado e me li controllo tutti i giorni, certo. Se io li do alla struttura comunale io non posso vedere tutti i giorni il mio gatto, no. Come sta, perché no, si certo. Perde il controllo, perché il controllo non si può, sì. Se li porti da loro non sai più che fine fanno, dove vanno, no, si perde completamente il controllo dei gatti che finiscono al comune. Questo sì. È gravissimo, sì, gravissimo. Veramente è molto 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 anche molto dei cani male. Perché quando uno porta un cane lì in canile che loro non vengono a ritirarlo, anche sì. Un cane randagio. Poi se uno chiama, per esempio io trovo un cane e lo porto lì, sì. Chiamo dopo 2 o 3 giorni, dico quel cane, non ti dicono più niente perché non sei tenuto a sapere, però intanto l'ho portato io. Certo. E non loro che dovrebbero catturare sia i gatti che i cani, ecco, che non fanno. Questo è un altro guaio veramente certo, grave. Che non catturano niente. Ecco, ora cominciamo ad lanciare un appello. Dunque, come vi possiamo aiutare? Come possono quelli che sono a casa darvi una mano? Con le donazioni, immagino. Con le donazioni, oppure anche sì. Se ci sono volontari, perché purtroppo serve. Qua venire a pulire tutto, cioè non ci sono solo questi, io gli altri che ho a casa, che li sto tenendo perché dovevamo metterli qui, certo. Poi ho ancora altri gatti da un'altra parte che devono venire qua dentro, ma siccome abbiamo avuto questi degli zingari che hanno praticamente occupato tutto, certo. Non abbiamo potuto prendere gli altri. Ecco, allora, per fare il volontario della vostra associazione, cosa si deve fare, chi bisogna chiamare e come funziona? Cioè possono chiamare me, Gabriella. Possono chiamare anche lei. Ma che numeri? Allora, il mio numero è 334-52-61-428. Ok. Il numero invece della signora? Io sono Monica, 333-638-2437. Me la stanno chiamando proprio adesso, quindi ripetiamole ancora. 333-638-2437. Avete un sito internet dove si può guardare quello che fate? Signora, sì. C'è l'indirizzo? Gattagora. No, com'è? associazione.gattagorà sì? @gmail.com. Ok, questa è la mail nella quale vi possono scrivere. Sì, e vi possono contattare, poi possono anche vedere più o meno, penso, gli articoli che sono stati fatti su di noi, su vari giornali che abbiamo. Cioè, perché io ho cominciato certo. Raccogliendo animali dappertutto, io mi sono venduta tutto. Mi sono venduta le case, mi sono venduta i gioielli che avevo. Complimenti. Cioè, tutto certo. Quello che avevo l'ho venduto per aiutare i gatti. Certo. È un grande amore. Quindi. Poi una cosa che bisogna dire, direi per Gabriella, è che il comune stesso li porta i gatti in casa. Poi dicono che lei ha molti gatti, ma quando non sa dove sbolognarli, li porta da Gabriella, perché Gabriella non dice mai di no, vero? Sì. Non rinuncia perché ama molto gli animali. Questo è veramente incredibile. Sì, il comune, cioè il comune che deve darsi più da fare, che non svolge i suoi compiti istituzionali. Perfetto, io vi ringrazio perché sapete i tempi televisivi sono quelli molto stretti e molto brevi. Noi usciremo con un articolo anche sul nostro giornale Voci Pinerolese, e lo troverete anche all'interno della nostra rubrica mensile, quindi nel cartaceo. Scriveremo i vostri dati, scriveremo come aiutarvi, coordinate bancarie, codice postale, elemento postale, cioè tutto quello che è necessario. Sì. E sì, qua facciamo l'ultima inquadratura alla struttura. E poi l'inquadratura fuori. E facciamo l'inquadratura fuori di quello che c'è fuori. Certo. E noi con questo anche che c'è di là, che è quella ancora da pagare, ma questi ecco, qui perché sì. Li tieni divisi qua? Gabri, questi li teniamo divisi perché sono gli ultimi arrivati e non sono ancora sterilizzati tutti. Non sono sterilizzati. Perfetto. Okay. Ecco, questi non sono ancora tutti sterilizzati, quindi ci sono 3 strutture, anche una laggiù. Quella là è della Lega del Gatto. Ah, è della Lega. Quindi insomma, amici di 4 Zampe in TV, vi ringrazio, noi ci vediamo la prossima settimana come di consuetudine, e niente, grazie ancora a tutti quanti, grazie per averci ospitato, spero di riuscire ad esservi utile, speriamo di riuscire a darvi una mano,
impegniamoci tutti, facciamocelo come regalo di Pasqua, magari, visto che siamo ormai alle porte, diamo una mano a queste persone che hanno bisogno, diamo una mano ai gatti, diamo una mano agli animali che sembrano abbandonati ma che in realtà poi vengono accuditi da persone straordinarie come voi. Grazie. Grazie. Grazie a voi.